Cosa stai facendo? Sei scomparso all'improvviso. Tieni, prendi l'ombrello. Coraggio, prendilo. Dai, andiamo, prendilo. Grazie. A proposito. Mettiti queste. Una volta le usavo io, ora non più. Sono tue. Mi dici perché sei scappato di casa? Ho avuto un litigio con Shoko. È perché quando si sta insieme diventa tutto complicato. È perché ho usato lo shampoo di Shoko senza permesso. Mi ha detto che non ha più bisogno di me. Quindi vivete insieme? Usa l'ombrello per coprire solo te, tanto ce n'è uno solo, no? Sì, ma sono stato io a non avermi portati abbastanza, per cui mi sentirei in colpa con l'iscemia se ti ammalassi. Senti un po', chi ti credi di essere? Sei un bel ipocrita. Ti fa sentire meglio aiutare i gatti randagi? Ti sembra una cosa divertente? Scommetto che ti divertivi alle sue spalle perché era sorda, sì. Hai anche imparato il linguaggio dei segni. Perché? Pensi che questo ti abbia reso una persona migliore? Mi fai veramente ribrezzo. Capisco. Immagino che Nishimiya ti abbia detto tutto. Sì, sono una persona orribile. Non dovrei neanche essere ancora vivo. Ma almeno vorrei cercare di non fare più piangere Nishimiya. E ovviamente non ho intenzione di mettermi fra voi due. Questo non succederà. Però è una cosa che mi riguarda personalmente. Puoi tornare. Ah, senti, mi dispiace veramente tanto di avertelo fatto credere, però io e Shoko siamo questo. Siete sorelle? Ciao! Lei è la madre di Nishimiya, io so. Andiamo. Ferma! Mi stai facendo male! Mi dispiace tantissimo. Sono tornata! No, smettila, così ti bagnerai! Sono io che devo scusarmi. Nonna, posso bere un po' del tuo succo di shisa? Yuzuru, non devi mai più vedere quel ragazzo. E voglio che lo spieghi a Shoko. Questo lo deciderò da me. E anche mia sorella.